La utilità di una geolocalizzazione degli eventi ci pone quest'altro problema. Il problema cioè di mettere in relazione i fatti storici accaduti in un determinato tempo, collocandoli nel loro spazio giusto. Ecco, una piccola risorsa che naturalmente voi tutti quanti potreste già dire io conosco, cioè Google Maps per la precisione, che è stata ripresa e sfruttata per creare invece una geolocalizzazione di eventi, in questo caso relativi alla guerra civile americana, che vengono in qualche modo riportati sulla mappa di Google Maps, vengono collegati con schede di testo che analizzano il singolo evento temporalizzato e possono poi anche essere riprodotti, noi non lo facciamo naturalmente, potrei fare, perché sono anche collegato in rete, ma vi lascio immaginare la possibilità di riprodurre un video che ci mostra la scansione dei fatti storici nella loro geolocalizzazione spaziale. Che cosa fa lo studente? Proviamo ad immaginare alcune delle operazioni sfruttando questo ambiente di Google Maps. Crea intanto una geolocalizzazione dei fatti storici, crea un testo informativo sul fatto storico, perché sono loro stessi che producono questi testi all'interno dell'ambiente digitale, crea una narrazione dei fatti storici, quindi riprende anche un percorso narrativo, tra virgolette, lineare all'interno di un ambiente in cui la stessa narrazione di fatto avviene in maniera multimediale. E quindi quando poter fare una cosa del genere? Tutte le volte che ci troviamo di fronte alla necessità di mettere assieme dei fatti storici temporalizzandoli e geolocalizzandoli in un determinato spazio, quando cioè lo spazio restituisce agli eventi nella loro successione temporale un significato ulteriore, un arricchimento di quell'informazione storica che stiamo producendo.